Il tempo in quest'estate sta passando veramente in fretta, ecco perché ho deciso di fare un riassunto mensile che ci aiuta a capire magari quello che abbiamo fatto e quello che magari potremmo fare, perché l'estate è poca e magari cerchiamo di sfruttarla al meglio. Questo tipo di video in realtà si chiamerebbe preferiti del mese, io l'avrò chiamato riassunto. Ho diviso il tutto in cose positive e cose negative e poi ho messo tre o due categorie. Allora, nonostante il caldo, mi sono continuata ad allenare. Ebbene sì, io non so come io abbia fatto, ma non mi alleno ovviamente con tantissima costanza, ma ci sono certe settimane in cui magari mi sparo una settimana solo di allenamento, mentre altre settimane in cui mi alleno 2-3 giorni, però comunque almeno l'ho continuato a fare e sono contento. Ho finito il mio primo libro, quindi poi gli ho messo una categoria così vi farò capire che libro ho letto e sono fiero di me, cioè non avevo mai finito di leggere un libro, nemmeno, cioè nessuno, magari le storie da piccolo, però cioè un vero e proprio libro non l'avevo mai finito di leggere. Poi diciamo che tra le cose positive ho messo anche che i miei cugini comunque sono venuti in vacanza ed è una cosa abbastanza positiva perché io praticamente ho trascorso fino al 30 luglio le vacanze seduto su sta sedia. Quindi magari non è la cosa migliore perché sono venuti i miei cugini, magari esco di più, vado al mare, eccetera. Poi altre cose positive che sono successe in questo mese è che ho perso 2,1 kg, sono fiero di me stesso, praticamente ho iniziato a fare una dieta e ho perso... Ah, boh, sono fiero comunque di questo piccolo traguardo, anche perché la faccio da meno di 20 giorni, quindi boh, spero continui così, anche se non sto andando nel migliore dei modi, perché comunque ora ho intenzione di fare una pausa, per il fatto che comunque quando andiamo al bar io cerco l'acqua invece di mangiare cose normali, quindi magari mangerò una granita, qualcosa di più, perché se no, cioè veramente che estate è. E l'ultima cosa positiva successa in questo mese è che ho imparato a fare il cubo di Rubik. Ve l'avevo già detto, però l'ho imparato a fare in 3 minuti. Cioè, ora proverò a cimentarmi. L'ho fatto, cioè riuscirei a farlo anche in meno, però non c'ho ancora la praticità. Tornando alla nostra lista, andando nelle cose negative, abbiamo che appunto sono a dieta, quindi a parte quest'ultimo periodo in cui ho avvisato la dietologa che probabilmente avrei fatto, cioè avrei mangiato un po' di più, perché comunque non avrei problemi a sostenere una dieta, però siamo in estate, cioè non voglio fare il depresso, cioè nel senso. Poi non sto riuscendo a portare molti video, effettivamente un po' la mancanza di idea, un po' la mancanza di stare a casa perché non sono mai a casa e voglio stare a casa. E poi non sto leggendo. Cioè, dopo aver finito il libro, quello un po' più importante di cui vi parlerò dopo, ho iniziato a leggere questi, che praticamente mia madre li ha comprati alla Conad, cioè glieli hanno dati con i punti. Quindi ho detto, boh, leggiamoli per distrarci un po', perché comunque quel libro era abbastanza pesante. Sono carini, cioè, c'è gente che impazzisce per ste robe, cioè, sono carine, però niente di che. Cioè, fanno un po' ridere, ti ritrovi nel personaggio, però sono tipo quei libretti che ti vendono alle elementari per farti leggere, però non sono male. Tra le serie TV che mi sono visto, c'è Dark, perché praticamente io le serie TV guardo una puntata circa, anche di meno, ma di solito una puntata, mentre, cioè, ad ogni pasto con mia madre ci mettiamo e vediamo una puntata, quindi circa due puntate al giorno, se proprio ci piace tanto la vediamo anche a colazione, ma rare volte. Per ora mi sto vedendo Dark, io non ci sto capendo nulla di quella serie, cioè io non vedo l'ora che finisca. Cioè lo so che è bella dal punto di vista registico, bla bla bla, però io cioè, la odio, cioè non la odio, mi piace però... Un casino, ci sto impazzendo. Per quanto riguarda i libri, appunto, ho letto Contagioso. Non l'ho comprato
normale, cioè l'ho comprato in modo digitale, però mi sta piacendo, cioè mi è piaciuto. È stato un libro che ti spiega praticamente come far parlare di un prodotto alle altre persone, quindi come passarsi la parola, come usare il passaparola. Ecco, era abbastanza interessante. Tra gli acquisti, che tra l'altro sono anche recenti, ho comprato appunto un nuovo cubo di Rubik, perché prima ne avevo un altro che ora è da mia zia. E sinceramente non scorreva per niente, quindi ho comprato questo, l'ho pagato un botto, cioè praticamente dei ladri, però me lo doveva regalare, quindi il peggio è suo, insomma. Tra gli altri acquisti, sì, anche io compro dei vestiti, non si direbbe, infatti, vedete, costa maglie praticamente da sempre. Però ho comprato dei jeans perché neri mi mancavano, io vesto solo praticamente nero. E come ultimo acquisto, dato che prima avevo queste scarpe che sono belle per carità di Dio, ma sono strapesanti per l'estate. E poi hanno anche questi particolari arancioni. Io sono fissato con abbinarmi con tutto e con tutti. Quindi ho detto devo comprarmi delle scarpe che stanno bene con tutto. E alla fine ho optato per le Converse basse. Pensavo mi stessero meglio con le alte, ma alla fine mi fanno più snello queste basse. Quindi ho comprato queste. Sono un modello classico, ci stanno bene con tutto. È già da 3-4 giorni che le provo e mi trovo bene. Quindi niente, questo video riassuntivo del mese o preferiti del mese è finito. Io vi ringrazio di averlo visto, se siete arrivati fino a qui mettete un like, commentate e iscrivetevi al canale per prossimi video, probabilmente da settembre ce ne saranno di più. Quindi ad un prossimo video.